Buongiorno amici, buon giovedì. Oggi mi sono svegliata abbastanza presto perché voglio andare in palestra appena apre. Dopo l'allenamento vado al supermercato, prendo giusto due cose che mi mancano per la dieta e voglio tornare subito a casa così passo un po' di tempo con Fede, dato che la mattina siamo entrambi liberi e il pomeriggio invece dobbiamo lavorare. E come vi dicevo, approfitto proprio per andare presto in palestra perché tanto a quest'ora lui dorme e io approfitto per fare qualcosa di utile. Ultimamente abbiamo talmente poco tempo entrambi che ci stiamo veramente vedendo pochissimo, giusto ecco un pochino la mattina e la sera prima di andare a dormire, che poi sabato è anche il nostro anniversario. Facciamo 8 anni di fidanzamento e se non sbaglio anche 8 mesi di convivenza. Allora, noi siamo andati a convivere a dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, no, 7 mesi. Quindi sì, facciamo 8 anni di fidanzamento e negli 8 anni sono compresi 7 mesi di convivenza, che in realtà in questi 7 mesi ci siamo conosciuti molto di più degli 8 anni in cui siamo stati insieme. Quando prima mi dicevano che quando andrai a convivere conoscerai una persona praticamente nuovamente da zero, non ci credevo e dicevo ma io il mio ragazzo già lo conosco, oppure lui già conosce me, perché ci dobbiamo conoscere nuovamente? Invece è vero raga, cioè vi conoscete proprio da capo, ed è una cosa bellissima da un certo punto di vista e brutta dall'altro, perché come conosci tutti quanti i pregi poi conoscerai anche tutti quanti i difetti, ma sia i miei che i suoi, non è che conosco solo i suoi difetti, anzi. Però che strano, raga, mi sembra ieri di avervi detto che andavo a convivere e già sono passati 7 mesi, cavolo. Quanto riguarda il regalo, in realtà noi all'anniversario non siamo abituati a farci regali, nel senso innanzitutto non siamo tipi da sorpresa, entrambi, Quindi né lui si può lamentare che io non gli faccio le sorprese e nemmeno io mi posso lamentare di lui che non mi fa le sorprese, perché io nemmeno ci penso a fare le sorprese. Però come sempre prendiamo le decisioni insieme. Ad esempio siamo prenotati una vacanza a Valencia, quindi è una sorta di regalo di anniversario che ci siamo fatti entrambi. Poi il giorno proprio del nostro anniversario, che sarebbe il primo, passeremo tutta la giornata insieme e la sera volevamo andare a cena in un posto nuovo, bello, dove si mangia veramente molto bene, quindi nei commenti consigliateci un posto nei dintorni di Roma, ecco. Comunque ve lo chiedete ogni volta che vedete i miei vlog, questi polsini li metto appunto sui polsi per non far scivolare l'acqua ogni volta che mi lavo il viso, perché faccio un bordello io ogni mattina, quindi sono stracomodi. Se li volete acquistare, perché sono veramente stracomodi, il link già ve l'ho messo nella bio TikTok. Questa mattina colazione con yogurt greco, cereali e kiwi. Inizio sempre l'allenamento con un bel riscaldamento e poi vado con l'allenamento vero e proprio. Ehi Siri, chiama amore. Purtroppo non vedo amore tra i tuoi contatti. Chi vuoi chiamare?
Amore. Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto sino a riferirsi ad un forte sentimento che si esprime in attrazione interpersonale. Chiama amore. Ecco, mi ci ho messo mezz'ora per chiamarti perché Siri non mi capiva. Io voglio regalarti la mia vita. Ora posso uscire dalla macchina. Domani tutta playlist di Tiziano. Ecco perché non posso fare video con te. Ma sarà qualcun altro gli aprivi mutande? Ero tu. Ma che bravo che sei, già stai cucinando. Ho approfittato anche per fare un po' di spesa, che mancavano un po' di cose. No, si è bucato il mio budino. Ho fatto un po' di rifornimento dei detersivi che mi mancavano. Alza il vestito. Merluzzo, salmone, budini proteici e uno mi si è anche bucato. Philadelphia Light, muesli al cioccolato fondente e nocciole. E questo qui non è per me. Ma non ti piace a te questo? Sì. L'ho preso per te. Cioè in realtà l'ho preso per me perché c'era Harry Potter. E il cioccolato per te. Era più buono quando si chiamava Kinder Merendero. Ora si chiama Kinder Joy. Kinder Joy adesso si chiama. Ma era più bello Kinder Merendero. Mi vendeva più l'idea. Riuscirà. Indovina? Secondo me sarà Piton. Draco! Chi è questo? La professoressa McGranite. Che carino! Allora. Al bus silente. Brutto questo, vagone del treno. Ho l'abitudine di non lavarmi mai il viso in doccia. Cioè sì, me lo bagno il viso ma non con il sapone per la doccia, perché per il viso utilizzo il sapone apposta. Metto un pochino di protezione solare perché oggi se riesco lavoro fuori all'aria aperta. Questo. Me lo indossavo da tantissimo questo completino. Pranzettino rigorosamente preparato da Fede. Buon appetito amici.